Buongiorno, buongiorno ragazzi e bentornati sul canale Mario Nondorotti Family. Dove siamo? Dove siamo? Siamo, come vi dicevo, l'altra settimana siamo stati qua in questa che si chiama qua Weinstrasse, e sul lungo fiume Mosella, si chiama Mosella, e sono stato parecchio colpito di questa zona, dei borghi, dei castelli, di tutto, ecco, e quindi abbiamo deciso di ritornare in questa zona. Adesso vi faccio vedere, che sembra che sei altro che Fiera del Camper, qualcosa di più. C'è pieno di parcheggi, dei campeggi, tutto quello che ci si vuole. Noi siamo adesso qua, abbiamo appena trovato un posto, davvero. Faccio vedere il posto. Intanto qua siamo in una vallata che passa il fiume e qui comincia il campeggio. La mia moglie è andata a fare un'iscrizione a cosa? Guardate quanti mezzi bellissimi. Uno più bello dell'altro, sinceramente. E noi abbiamo trovato posto proprio là. Come si vede, siamo là, dietro le vignette. Cosa dirvi? Cosa dire? Questo è un Destler Chesgol, l'abbiamo visto. Bellissimo questo dentro, l'ho visto. Poi ce n'è, più ne hai, più ne metti. Più ne hai, più ne metti. Guardate ragazzi. Zona molto, molto, molto cercata dai camperisti. Non solo, abbiamo visto gente in moto, gente in tenda. E questa vallata stupenda. Poi ci sono lungo fiume, abbiamo visto delle crociere, cosa devi fare? Facciamo vedere, noi siamo parcheggiati qua e niente, da qui prendiamo le biciclette e andiamo intanto verso un castello che l'abbiamo visto e poi da lì si va da un'altra parte. Qui siamo nella regione dei vini, si chiama la strada dei vini alla fine, guardate che. E qui dove ci si fa anche, ci registriamo per pagare il parcheggio. C'è anche questa, chiamiamolo enoteca, così con prodotti vari. Troppo bello. Confezione di vini, tanti prodotti. Fantastica questa zona, l'abbiamo cominciata. Sono io molto incantato di quello che vedo. Mosel Riesling. È davvero incantevole il posto. Disgustazioni si possono fare di tutto e di più. Niente, la mia moglie là che farà la registrazione, poi c'è gente che si compra il vino, c'è parecchio Riesling che si trova in questa zona. Cosa dirvi? Parcheggio molto molto vasto, grande, pieno di mezzi, anche perché è bella zona, c'è tutto. Vedrete, vedrete, adesso vi farò vedere. Prendiamo la ciclabile e andiamo verso quel posto che lo vogliamo. Prima tiro giù le cose, le biciclette e tutto il resto, poi si va. Tirato giù le biciclette. Guardate che bei mezzi, ragazzi. Che bei mezzi. Abbiamo della Hima, della Concorde. Questo è eccezionale, questo è molto bello. Mobilvetta, questo è un po' anziano, ma è una roba pazzesca, ragazzi. È bello bello assai questo dentro. E poi tutti gli altri, comunque tutti, come vedete anche di là ci sono dei camper. Poi questa qua, guardate cosa abbiamo dietro, le vignette, ecco. Sì. Sembra l'uva è stata raccolta qua. Sì. Fantastico, bellissima zona. Ecco, abbiamo preso la strada delle biciclette. Troppo bella, troppo, troppo, troppo bella. E giù c'è il fiume Mosella. E poi anche la strada dove siamo arrivati fin qua,
spettacolo, poi adesso andiamo a vedere questo castello e poi dopo Svolta a magari destra e prendi Mosellstrasse, pomeriggio. B49. Sì, sempre quella è. Guardate che bella. Cosa dirvi? C'è anche il navigatore, comunque dal parcheggio camper, campeggio dove Continua su siamo, B49 per no? 4 chilometri. Ecco, più o meno siamo là, 4 km, 5. Ci sono delle sdraie per goderti il piccolo panorama, delle vignette. Il bello è che si può passeggiare pure, si può fare quello che si vuole, andare in bicicletta sia da una parte che dall'altra del fiume. Lì si vede il fiume. Spettacolo. Adesso c'è un po' di vento che... Ma guardate che bello. È pieno di questi borghi così. Poi guardate che mezzo là, mamma mia. Il tedesco sa fare, ragazzi. Sa fare come. Lo possiamo giocare pure a scacchi. Guardate che bello questo. E si va sempre avanti. Poi è pieno di parcheggi, vedete com'è lungo strada, anche come sono questi mezzi qua. Ma un spettacolo, ragazzi, vi posso garantire. Non so se si riesce a vedere, anche dall'altra parte, ciclabili, alberghi, non lo so. Ma poi attenzione, arriva una barca, bellamente, che fa le crociere qua. È pieno di barche che fanno crociere, non so se lo vediamo, anche di queste piccole, adesso si travede tra gli alberi là. Guardate quanta gente in bici, anche perché su tutto il lungo fiume puoi andare in bicicletta, ragazzi. Ah, questo è per fare dei viaggi in giornata, ok, ma ci sono quelli della crociera che li abbiamo visti. Praticamente non tanto lontano da dove abbiamo noi il camper. Spettacolo! Ragazzi che possedete un camper e non solo, vi consiglio davvero, questa zona è una cosa bellissima. Ragazzi, guardate il castello là, si vede. Ma di cosa parliamo? Ma è stupendo anche il borgo qua. Esci dalla rotonda e prendi Selleranlagen. Continua su B49 per 1,5 km. Guardate che spettacolo, non so come arrivare, poi magari a piedi, però lo stesso, guardate che, guardate, guardate, cioè. Non lo so, mi dovete dire voi se... io ripeto, questa Germania mi stupisce, ogni posto una cosa interessante e bella. Parchi ovunque, zone pedonali,
Non lo so, qui ne è, qui ne è medico. Non riesco a guardare, cioè, escursioni su barca. Devo superare un po', il mio figliolo è già avanti. È un spettacolo, tutto è un spettacolo. Ripeto, il tedesco sa abbinare molto molto bene tutte le città, tutti i posti in mezzo alla natura. Avete visto i vecchi video, cioè il video scorso, quello che ho fatto con le strade della Germania, è così, autostrade, tutto. Poi sono a gratis, ragazzi, guarda che spettacolo. Mi dovete dire se non è, se è brutta la Germania. C'è qualcuno che vive in Germania e dice che in Germania c'è niente da vedere, da fare, da, ma non lo so questa gente in che mondo vive. E la Germania, al di là del lavoro, offre tanto. Perché noi viviamo e lavoriamo qua, ma nel tempo libero, eccoci, facciamo questi giri grazie al camper e non solo, anche prima. Spettacolo. Spero che vi piace quello che vi mostriamo. Noi siamo molto, molto, molto piacevoli di questo, di tutto quello che vediamo, ecco. Vediamo come arrivare al castello, se c'è la possibilità, a piedi o con qualcosa. In bicicletta non penso, è un po' difficile, forse sì, forse no. Comunque sì, in qualche maniera si può arrivare. Forse camminate, perché no? Vediamo. Comunque ne è valsa la pena, ragazzi, questa zona ve la consiglio. Tutto il fiume Musela, da una parte e dall'altra, c'è di tutto e di più. Di tutto e di più. Una bellissima zona. Anzi, direi la Germania è un paese bellissimo. Non ha niente da invidiare a altri paesi vicini. Davvero, dall'Europa, perché mi sorprende, cioè, è molto perfetto. So che per qualcuno sembra, non lo so, però c'è il mare, c'è la montagna, hai le pianure, c'è le colline, c'è i laghi. Cosa non hai? Cosa non hai? Più ne hai, più ne metti, davvero. Noi abbiamo lasciato le biciclette qua, dove c'è questa marea di biciclette, come si vede, e lì. Quello per il crociere che si fa, c'è, cioè, visite, è pieno pieno di, ecco, aperitivi, vini, e poi andiamo a passeggiare questi borghi. Mi sorprendono della Germania, roba che abbiamo visto anche sulla Romantikstrasse, che è una bellissima strada, e con borghi bellissimi. E anche con questa strada dei vini, che, cioè, la Weinstraße, è un spettacolo. Cosa dire? Un spettacolo tutto. Ragazzi, posto stupendo, 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 stupendo. Negozi di vini, di tutto e di più. Ristoranti, giraterie, abbiamo preso la figliola.
Quindi viaggiare si scopre che anche i paesi che non si pensano di avere dei borghi ce l'hanno. Qua siamo nel periodo natalizio già. Pizzeria, la strada, guardate che bella, guardate che bella, guardate che bella. Schnitzel House. Qua le birre, birrerie. Cosa? Ragazzi, questo borgo ancora giriamo sulle stradine qua del borgo, è fantastico. Poi andiamo a castello, non so se dobbiamo andare a piedi o c'è qualche mezzo che ci porta, ma non importa. Però intanto dobbiamo andare anche alla banca a prelevare dei soldi, anche perché qua un po' dappertutto si paga solo con i contanti, non accettano, insomma, pagare con il banco, ma diciamo così. Però va bene, non fa niente. C'è anche trenino giallo. Ma spettacolo, guardate quanta gente, ragazzi. E queste sono quelle navi che vi dicevo, che le troviamo anche sul fiume Reno. Tra l'altro questo fiume comunica con fiume Reno. E guardate quante sono. Guardate quanta gente, ma sì. E noi cosa facciamo da qua? Da qua prendiamo il bus che ci porta al castello e poi veniamo a piedi da lì. È fantastico, guardate che bella, c'è bella zona, ragazzi. Ah, oddio, troppo bello. E quello che mi piace è che ho visto parecchi campeggi, come si chiama, anche solo dove lasciare, come si chiama, camper, parchi per, cioè, posti per i camper. Sia con i servizi sia non, ed è pieno di camper, devo dirvi, è pieno di camper. Niente, abbiamo preso il pulmino che ci porta su. Adesso si sale con questo pulmino, poi giù là c'era un campeggio bellissimo, era sul lato destro, e adesso di qua non so se si, no, si vede, non si vede, ma una roba spettacolare. Ecco il castello lì che dobbiamo arrivare. No. Guardate che spettacolo, ma ragazzi, cosa devi? Adesso scopriamo questo bellissimo castello. Pieno di gente, giustamente. Meraviglioso il posto. Ragazzi, sono senza parole. Poi abbiamo il paese da su, il fiume, e di là, un pelino più lontano, su c'è un altro castello. Ma sì, fantastico. Allora,
ragazzi, troppo bello, aspettiamo i biglietti perché bisogna comprare i biglietti e poi andiamo a scoperta di questo bellissimo castello. Cosa dirvi? Troppo bello. Entrati dentro, aspettiamo perché si paga l'entrata ma c'è la guida. E non è male che c'è la guida. C'è pure la Giulietta. Ah, fantastico ragazzi, come sono fatti questi castelli e tenuti. Roba molto bella. Ci fa entrare dei gruppi come l'altro castello che siamo stati. C'è praticamente gruppi internazionali in senso inglese e gruppi per il tedesco. Noi giustamente, vivendo in Germania, sapendo il tedesco al 100%, assolutamente come madrelingua, tedesco, no, scherzo, noi con il tedesco così, però il nostro figlio che va a scuola, sì, lui sì, si può considerare un madrelingua. Andere dorpje langs het was hebben ook gedacht, maar we ook wolken. In totaal zien er wel 200 zolwolken. Poi la storia di questo castello, chi l'ha detenuto prima e poi in 1943 un tedesco l'ha comprato pari a 500 euro oggi, l'ha ristrutturato, poi è diventato in 1949 del Dipartimento di Stato e poi dal 78 del comune praticamente qua. Adesso siamo entrati dentro nel castello e facciamo un giro, ci spiega, ha un bellissimo accento olandese questo signore qua, però che spettacolo. Troppo bello ragazzi, anche là c'è un altro gruppo, pieno di gruppi, roba fantastica e bellissima, no, cosa dire, resto sempre stupito di quello che vediamo. Ogni stanza ha qualcosa di particolare, insomma, comunque molto molto bello. Vedere con la chiave, praticamente qua è una stanza dove si beveva, ma troppo, e per uscire come facevano? Cioè questa cosa qua, mettevi la chiave qua, eri ubriaco e lei scendeva, la chiave entrava qua per forza, anche se eri ubriaco, ma fantastico. Adesso noi scenderemo qua. Fantastico. Matteo? Wow, che bel terrazzo, che bella vista. Ragazzi, cosa vi posso raccontare? Niente, spero che quello che vedete vi piace e sono contento che posso farvi vedere anche a voi, condividere questa cosa. Questa è
praticamente come era una volta, no, la candela, quello faceva delle specchie tipo come adesso le lampe di oggi, non so, i fanali, che faceva. Interessante, è bello. Ecco, eravamo lì da qualche parte sulla finestra. Troppo bello questo castello. Bella questa visita, siamo molto contenti, c'è la fontana, c'è... ci sono parecchie cose da vedere qua in Germania, sinceramente. Ragazzi, viaggiate, viaggiate, viaggiate. No, mi piace tanto. Non so, ogni castello che l'abbiamo visto in Germania, non c'è uno che vedi uno ti piace quell'altro, dici più bello di quello che abbiamo visto. Sì ragazzi, guardate le vigne, tutto bellissimo. C'è la fontana, adesso non si vede, ma si chiedeva a che distanza pensa la gente che c'è, c'è scavata, e abbiamo sparato a 100 metri qualcosa, ma no, qua è solo a 50 metri, certo, ecco, quindi l'acqua è vicina, ma sì ragazzi. Bel giro, sì. Non so, vediamo adesso, torniamo a piedi o con il bus. Troppo bello. Bel giro, vero Matteo? Sì. Salutiamo questo bellissimo castello, bella scoperta. Sono contento che abbiamo scelto questo castello oggi. Fantastico. Cosa ne pensate? E adesso prendiamo la strada a piedi. Siamo venuti dalla, con il pulmino, anche se penso che a piedi non era così faticoso neanche salire. Comunque fantastico, non so se si riesce a vedere, ma tutto pieno così di taverne, così qua su questa strada è fantastico, una più bella delle altre. Scende qua, c'è dei vini, c'è una degustazione, roba. No, troppo, troppo bello. Contenti che abbiamo trovato questo posto, sinceramente. Tutte le piazzette così, le stradine, no, roba bellissima. Poi c'è un sacco di gente, no, forse troppa gente, non me l'aspettavo. Guarda, i locali, cioè tutti così, con le botti di vino, non so, questo magari è chiuso, non è aperto, forse è chiuso, sì, però ci sono parecchi che sono aperti, anche, come dire, stanze per alloggiare, c'è di tutto e di più ragazzi, di tutto e di più. Ecco il bellissimo castello, fiume Mosella. Adesso prendiamo la strada e andiamo verso il camper, mangiamo qualcosa, poi facciamo un altro giro. Da dove siamo venuti abbiamo visto un posto bellissimo. Ce ne sono anche altri castelli qua, tutto da scoprire questa zona, bellissima. Ragazzi, lì c'è il castello, il fiume, qua c'è il tavolo,
Allora, cosa parliamo? Cioè, troppo bello, ragazzi. Mi piace un mondo. Un mondo, questo paese. Io mi sono innamorato della Germania, vi dico sinceramente. Mi dispiace per quelli che non si trovano bene qua, che non apprezzano, ma secondo me è perché non girano, non viaggiano. Perché quando viaggi, quando vedi una cosa del genere, non può che solo piacerti. C'è di tutto e di più per tutte le tasche, per tutti quanti. E poi con i camper ancora meglio, perché puoi fare una giornata o due con tutti i servizi che ci hai, e noi qua paghiamo 15 euro per, se, cioè, cosa dire, se vieni in un albergo o qualcosa paghi qualcosa di più in tre, certo magari hai qualche servizio, non lo so, ma è più bello così girare con i camper, anche perché è bella, bello godersi la strada, poi magari vedi un posto, ti puoi fermare e così via. Cosa dirvi? Mi piace un mondo, guardate che spettacolo. Quanta gente in bicicletta anche dall'altra parte. Guardate quanta gente. Poi c'è chi si gode il sole ancora, o sulla panchina. Questo che ama il tedesco a fare, andare in bicicletta, passeggiare, viaggiare. E ve lo dico perché io viaggio e li vedo. Se vado a Rastad adesso, per dirvi, in città ci sarà qualcuno, però di solito tutti si prendono e vanno sulle ciclabili, passeggiate e così via. E come non fare quando hai questi mezzi, cioè nel senso è tutto attrezzato, tutto a posto, sei tranquillo. Hai l'isdrae, quanto, vabbè, una è un pelino rotta, ma ci sta lo stesso. Le panchine ovunque. Posti meravigliosi. Se questi non sono posti belli, non lo so. Noi siamo proprio qua con camper a Museland Museum, adesso non so, cerchiamo di vedere dove andiamo a mangiare qualcosa, perché lì c'è il parcheggio del camper dietro questa cantina, c'è pieno di camper qua, ragazzi. E poi noi siamo fermati qua a mangiare un steak, un schnitzel, carino, cosa vi posso dire. Poi passiamo con le bici, andiamo lungo questo fiume, perché è bella giornata, perché è tutto bello, tutto troppo bello. Però ragazzi, il nostro steak, schnitzel, insalata con falafel, robe varie, birrette, succo, bah. Buon appetito a noi. Eccoci, home, come c'è scritto sulla tazzina, presa da mia moglie. Sì, il caffè. Home is where the heart is. Oh, home is there, sì, e va, è vero. La casa è dove c'è il cuore, il nostro cuore è qua, in mezzo ai altri camperisti. Ho avuto il caffè, ho fatto un riposino, andiamo alla scoperta dei borghi qua. Qui servirebbe una cosa sul casco della bicicletta, perché davvero è particolare. Huh?
altro bar, gente beve il vino, magna. Tra l'altro il campeggio, come dicevo, questa zona ne troviamo parecchi. Diciamo che se in Germania non hai la bicicletta sei peccato, perché puoi andare e viene di andare sempre avanti, sempre avanti, sempre avanti, perché è stupendo. Poi qua un altro, cosa, 8 euro questo, ma pensa, però va bene, non hai servizi, cioè l'elettricità, ma comunque ci sta, 8 euro, boh. E poi leggendo le recensioni, no, perché ogni tanto li leggo, cioè anzi le leggo quasi sempre, e qua l'unica lamentela che sei vicino alla strada, che bla bla, ma vi posso garantire che puoi lasciare il camper anche aperto, non succede mai niente, cioè, se, poi magari ci sono in qualche campeggio e si lamentano per il discorso del bagno, anche se nel camper abbiamo la doccia e i nostri bagni, però la gente vuole anche usufruire dei servizi che ci sono nei campeggi, giustamente, però io diciamo quelle recensioni li scarto e mi prendo il posto, perché a me interessa il posto in sé, quello che c'è in dintorni, non tutti i servizi che devono essere precisi. Per me mi interessa dove posso caricarmi con l'acqua e finché non ho pannelli solari, anche se diciamo per qualche giorno 4-5 potrei stare anche senza la corrente, però diciamo le batterie della bici, magari se oggi giriamo tanto, magari la sera li carico per domani, ecco, solo per quello, altrimenti si può fare anche senza, tranquillamente. Come si vede lì avanti sulla collina abbiamo un altro castello, poi borghi lungo il fiume, la pista di biciclette, guardate come, guardate questo mezzo, vanno, mamma mia, proprio vanno, ho visto una roba del genere a 5 terre, che la gente andava, non so, lì, perché sapete è sempre sulla collina, con quelle vanno, come vedete sono queste linee che vanno per lavorare l'uva, insomma, a raccogliere, mamma mia, sì, altrimenti come si fa? Eccola un'altra qua messa, e si va, poi ognuno va su, non è roba facile da lavorare qua. Mamma, sono davvero senza parole. È stupendo questo paese, ragazzi. Continuo a ripeterlo, ma mi stupisce nel modo proprio bello, con cui tutto quello che offre. Si può dire poco, una grande nave, quella proprio da, lo vediamo spesso anche da noi su Reno, che fa delle crociere, poi se vedete là un altro campeggio, ma sì, ma che spettacolo. Le rovine di quell'altro castello. Noi ci fermiamo qua, facciamo una passeggiata su queste stradine, poi dopo su quell'altro indietro. Troppo bello, guardate.
Matteo! Guardate ragazzi, i gerani sono a casa loro qua, sono bellissimi. C'è il sole, fa caldo. Originale italianische Eid. Summit Miami, c'è da portare via. Originale gelato italiano. Allora, con le con l'uva. Caspita che bello. Ma sono senza parole. Opera Spritz. Vedete anche i tedeschi fanno là però. Certo. Qui si è fermata la strega, anche lei si è comprato il sedile. Interessante la cosa, bella. È un negozio di noleggio questo. Sì, infatti è un negozio di noleggio bici e anche scopo per le streghe. Bellissimo borgo. Poi indietro quando torniamo, se riusciamo, vi faccio vedere altre cose di questo borgo. Questo qua si chiama Burg Metternich, lì ci sono, abbiamo visto prima, le rovine di Metternich del castello, però qua c'è un borgo bellissimo, no, tutta la zona ragazzi, beh, fantastica, c'è poco da dire, ma è così, fantastico. Andati da là, siamo andati in su, adesso siamo tornati. Guardate, un'altra piazzetta, piccoli piccoli, pieno di vino qua, cioè ho cambiato davvero l'opinione su cosa vuol dire vino. Guardate che bella disgustazione fanno qui, cosa vuol dire anche qua il vino a casa sua. Guardate che c'è qualche festa. Ah, che bella cosa. Tra le mura di questo borgo. Wow, e lì si va in un altro ristorante o qualcosa. Non lo so. E qua è chiuso, vabbè, fin qua. Voi dobbiamo tornare indietro. Comunque. Comunque, la fontana, il pesce del fiume, guardate che bello, no. Un locale più bello dell'altro. Ragazzi, da favola, cioè non si può dire niente. Un'altra, mamma mia, poi qua ci sono delle scale che si va là, poi lì c'è la chiesa, possiamo fare il giro e arrivare alla chiesa là forse. Eh sì,
Devo dire che assaggeremo il vino qua, anche perché abbiamo ricevuto una piccola bottiglia in regalo dal posto del camper. Appena siamo arrivati ci ha regalato, guardate che bello. Ripeto, i gerani sono a casa loro qua. Eh sì. Adesso vogliamo arrivare alla chiesa là, torniamo indietro e facciamo il giro verso la chiesa, pieno di terrazze, ristoranti, posti per alloggiare, vacanza, insomma, alberghi, che ne so io, ostelli, più ne metti, di tutto e di più. Il prezzo non saprei dirvi quanto costa una camera qua, ma si può sempre sul sito andare a vedere. Questa valle qua sul fiume Mosella che ti porta da un borgo a un altro. Castelli, sembra, no, non lo so, sono senza parole, anche perché non me l'aspettavo. Roba incredibile, molto bella. Quindi io, dal mio punto di vista, giudizio per la Germania, ragazzi, questo paese non ha niente da invidiare a nessun altro paese dell'Europa e del mondo, per il semplice fatto che, come vedete nei miei viaggi, scopriamo di tutto e di più. C'è una diversità di cose fantastica ed è si può dire niente, troppo bello. Bei posti. Per capire bisogna davvero girare, altrimenti non si capisce. Salutiamo il borgo Bleistein, bellissimo, con le sue rovine. Abbiamo dato un'occhiata a quanto costa un appartamento, e da 2 a 4 persone qua, appartamento con tutto quello che ci serve, da 83 euro a notte, da 2 a 4 persone, e poi più si fanno più notti ti fanno un sconto di qualcosa, adesso, però diciamo 80 euro, 83 euro a notte un appartamento. Ecco, tornati alla base, cioè a casa mobile, e ognuno con le sue cose. Davvero molto bello il posto qua su questo fiume, parecchi borghi, ci stupisce davvero, bellissimo. Domani un'altra giornata, andiamo da un'altra parte, forse prendiamo la seggiovia, non lo so, vediamo. Comunque c'è da fare tanto in bicicletta qua. Consiglio, come l'altra volta, questo posto, soprattutto per chi ha il camper, perché ci sono parecchi posti, parcheggi e campeggi per tutte le tasche, anche da quelli in libera, diciamo così, lungo il fiume ci sono parecchi posti dove ti puoi fermare tranquillamente, che nessuno ti dice nulla, ci sono posti, però non hai i servizi, ma comunque puoi venire in ogni caso in un posto del genere, caricare acqua, scaricare. Per gli altri come me che hanno bisogno della corrente, ce ne sono dei posti. Poi ci sono anche altri posti a pagamento che abbiamo visto, 8 euro a 15, poi i prezzi possono variare. Comunque anche in giornata, sì, anche a 2 ore di distanza, ecco, esatto, per chi abita in Germania si può fare anche in giornata. Se no, che, come ho detto prima, abbiamo solo dato un'occhiata così per vedere
una camera, cioè un appartamento, altro che una camera, con tutto quello che serve, cucina, tutto il resto, e da 2 a 4 persone su 83 euro al giorno. Quindi poi ci sono alberghi, ce ne sono parecchie cose. Si può venire pure in tenda, perché abbiamo visto la gente in tenda. Quindi consigliamo questa vallata, questa parte che si chiama qua Weinstraße, cioè la strada del vino, lungo questo fiume Mosella. Cioè, bellissimo, lo consigliamo. Niente, per questo video è tutto. Magari domani facciamo un altro, vediamo, perché i posti ci sono, ma in un video già questo sarà lungo, però ne valsa la pena secondo me. Niente, vi saluto e ci vediamo ai prossimi video. Ciao ciao.